Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2 con un gameplay orrorifico. Io vi consiglio di tenere gli auricolari, vi consiglio di guardarlo al buio, non fatevi distrarre perché questo gioco si intitola Black Shadows e come sapete tutti quanti, dove ci sono le shadows, dove c'è una roba scura, cupa e tutto il resto, ci sono cose che fanno tanta paura. Madonna benedetta dell'incoronata. C'è pure una console. Allora, non ci sono opzioni di sorta. Resume e exit. Basta, non c'è nulla. Siamo in questo posto molto buio. Possiamo accendere e spegnere la torcia. E poi con la E si può interagire. Ma non ho capito bene con cosa. Proviamo ad afferrare oggetti che... no. Non si può correre. La velocità di andatura è sempre questa, vaffanculo. Una chiave. Una chiave che molto probabilmente ci farà aprire una porta. Se la porta è questa. Che schifo. Come potete vedere, la nostra torcia influisce tantissimo sull'ambiente circostante. Perché questa porta proietta un'ombra spezzata, no? Se noi la inquadriamo quest'ombra con la torcia, l'ombra rimane lì. Questo è sintomatico di un gioco fatto molto molto bene, molto curato, anche sotto il profilo grafico. Niente, qui non c'è nulla, è un posto inutile. Io vorrei sapere quale undicenne ha sviluppato questo gioco. Perché non deve esserci un undicenne normale, deve essere un undicenne ritardato. Ci sono tanti undicenni che sviluppano e sviluppano pure bene. Questo deve essere... ah, batterie! È ispirato tantissimo ad Outlast. Cioè, gli piacerebbe essere ispirato ad Outlast, invece è ispirato alle scoregge per quanto mi riguarda. Facciamoci un giretto da questa parte. Ragazzi, sentite la tensione salire. Oh, 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 un orsacciotto. Che rumore sarebbe questo? Poi perché ci sono scritte le munizioni? Tutti uguali, gli ambienti, mi perderò per forza, è tutto identico. Qua succede qualcosa, la regia vuole che qui succeda qualcosa. Quanto odio questa cosa. Cosa c'era in questa valigia? No, non è una valigia, è una tanica che contiene materiale nocivo, cioè era un teschio, a meno che non sia piena di farina d'ossa. È tutto molto interessante. Scusate ragazzi, c'è stato un jumpscare, mi spavento un attimo. Dovrei mettere la webcam così mi vedreste saltare sulla sedia. Scusate ragazzi, ho deciso di non mettere la webcam proprio perché il gioco è molto immersivo e non volevo che vi distraeste a guardare la mia faccia. E poi non ho messo la webcam perché in effetti questo gioco sarebbe da giocare al buio, perché è un gioco horror e per l'appunto adesso è mattina, dovrei giocare all'oscurità più totale abbassando la tapparella e poi non mi vedreste comunque. A questo punto tolgo il mio faccione luminoso che rovina l'atmosfera. Dove cazzo devo andare? Ok, di qua. Ho preso una chiave, spero che sia la chiave per aprire quella maledetta porta lì. Sapete cosa? Cioè, con il gamepad si può pure saltare e ci si può pure abbassare, ma col gamepad non si possono accendere e spegnere le cose, tipo la torcia, non la posso accendere e spegnere. Però posso saltare, almeno è più divertente, posso zompettare, camminare abbassato. È più figo. Avrebbero potuto implementare qualcosa per... perché comunque nei comandi del gioco, adesso vi faccio vedere. No, non ci sono scritti. Vabbè, comunque, nei comandi del gioco che ti dà all'inizio, non c'è scritto che puoi saltare. Cioè, è una cosa proprio del motore di gioco, penso. Oh! E quindi è la X, va bene.
adesso devo tradurre un po' i tasti. So che per interagire con gli oggetti sul pad della 360, e dai, questi suoni che non hanno senso. Col pad della 360 devo premere X. Ragazzi, fatemi sapere se volete vedere altri gameplay su questo incredibile gioco. Io ne vorrei vedere centinaia proprio. Un sacco. Vorrei diventasse una serie fissa del canale questa qui. Ma non si capisce un cazzo perché sono tutti uguali questi dannati corridoi. Non devo mai andare a destra della porta. E non devo andare mai di qua. Devo andare da questa parte. Oh, porca puttana. Ma non c'è niente. Dove cazzo devo andare? Poi perché c'è un radar là sopra se io non posso vedere niente? Cioè, se io spengo la torcia non si vede una sega. Adesso devo passare alla tastiera, perché da tastiera, giustamente. Da tastiera posso anche accendere la torcia e spegnere la torcia. E mi conviene spegnerla ogni tanto per far ricaricare le batterie. Ragazzi, credo che in questo gameplay aggiungeremo una musica inquietante per potenziare l'effetto delle già inquietantissime immagini tutte uguali di questo gioco. Un corridoio lungo. Credo che io stia tornando indietro. Credo che io stia pericolosamente tornando indietro, sì. E mi è finita la torcia. Ragazzi, mi è finita la torcia, non c'ho più batterie. E adesso come cazzo faccio? Questa è la prima volta che mi sono cacato sotto nel gioco. Cioè, questo urlo improvviso mi ha devastato. Va bene, ragazzi, io spero che vorrete vederne tanti, cioè tipo 15-20 di gameplay su questo gioco. Io adesso lo disinstallo e poi si vedrà.